Benvenuti a questa puntata di Storie a quattro zampe. Siamo a Vogogna, paese della Val d'Ossola, che vi consiglio di visitare soprattutto per scoprire le bellezze del castello visconteo che vedete alle mie spalle. Cosa parliamo in questa puntata di Storie a quattro zampe? Parleremo dei premi dovuti all'ipoma, parleremo di otite e soprattutto è interessante anche i consigli per il comportamento dei cani sulla neve. Ma partiamo con la prima storia, riguarda il cane Axel. Il protagonista è il veterinario dottor Matteo e Linda è la padroncina di Axel. Vediamo. Buongiorno, ciao Linda, come stai? Bene, grazie, a voi? Bene, bene. Siamo pronti? È a digiuno? Sì. Ok. Senza acqua, senza cibo, perfetto. Adesso ti accompagno in ambulatorio e iniziamo la preanestesia. Ciao. Andiamo. Io sono Linda, lui è Axel, è il mio bovaro del Bernese, ha 5 anni e mezzo, quasi 6 ormai perché a fine mese farà i 6 anni. E è un cane tranquillissimo, è fifone, è molto molto fifone, ha un ipoma sotto alla pancia, ci siamo accorti già più di un anno fa, ma era grande come una noce, abbiamo fatto l'ago aspirato, è risultato tutto a posto, soltanto che adesso da una piccola noce è diventata più un'arancia, anche più grande, e quindi per sicurezza l'ho fatto controllare e mi hanno consigliato di togliere questa massa, insomma, per essere più tranquilli. Axel presenta una neoformazione a livello della parete addominale che vogliamo togliere per via chirurgica e mandare ad analizzare al laboratorio di competenza. Adesso faremo un'iniezione intramuscolare per preparare il paziente all'anestesia generale, è una premedicazione. Adesso attendiamo che il cane si addormenti nel giro di 10 minuti e poi lo prepareremo per la chirurgia. L'otite è un problema che colpisce molti dei nostri amici a quattro zampe, anche Bea che con la sua padroncina si è recata in clinica per trovare la soluzione e ha incontrato la dottoressa Sara che ci ha spiegato tutto. Io sono Katia, questo è il mio cane Bea, ha quasi un anno. E siamo venuti qua in clinica perché probabilmente ha un'otite e quindi siamo venuti a fare una visita di controllo. Ha le orecchie un po' rosse e poi continua a grattarsi.
E per sicurezza siamo venuti per vedere se si tratta di otite. L'otite nel cane è un'evenienza molto comune. Spesso avremo notato che il nostro cane ha prurito alle orecchie o manifesta scuotimento. In questo caso l'otite, che è definita come l'infiammazione dell'orecchio, va indagata attraverso una visita clinica. È importante effettuare sempre una visita con l'otoscopio, che è uno strumento che ci permette di andare ad osservare il condotto uditivo del cane o del gatto fino al timpano. Quindi un esame completo prevede l'ispezione del padiglione auricolare esterno, del condotto uditivo fino al timpano. L'otite va indagata anche dal punto di vista della sua eziologia, quindi che cosa ha provocato l'otite. Fondamentalmente sia nel cane che nel gatto esistono quattro tipi di otiti. L'otite allergica, data da una sostanza irritante col quale il nostro animale può essere entrato in contatto, un'otite parassitaria, quindi la presenza di acari nel condotto auricolare, un'otite batterica con la presenza di pus, oppure un'otite fungina, più precisamente da lieviti che chiamiamo malassezia. Attraverso un tampone auricolare, un'operazione molto semplice, mediante la quale andiamo ad inserire un cotton fioc, a raccogliere il materiale presente nel condotto, a strisciarlo sul vetrino. Andremo poi ad osservare al microscopio il tutto e potremo identificare qual è l'agente della nostra otite e quindi qual è la cura più adatta per il nostro animale. Allora, dal vetrino abbiamo rilevato la presenza della malassezia. Non è niente di grave, è un funghetto, un lievito, che cresce nell'orecchio del cane e che dà otite pruriginosa. Adesso ti spiego la terapia, che consiste in un lavaggio dell'orecchio che serve per tirar fuori tutto il cerume, il materiale che ha dentro, e nell'applicazione di queste gocce qua una volta al giorno, che invece hanno dentro il medicinale per uccidere la malassezia. Adesso io ti faccio il lavaggio, così ti faccio vedere come si fa. Tira su bene l'orecchio che non le fai male e riempi fino a che lo vedi uscire. Ok? E massaggi bene così. Esatto. Senti? Non le fai male, eh? Ok. Non ti impressionare che non le fai male. Se tiri l'orecchio? No, no. Vedi che non dice niente. Te ne deve andare un bel po', eh? Perché l'orecchio è profondo e poi massaggio. Vedrai che col passare dei giorni che lo fai ti vengono su, vedi questi pezzettini, che è tutto materiale che ha dentro. In più comunque il liquido va giù, ti disinfetta bene e è un ausilio alle goccine proprio medicinali. Sì, ok. Bon, sei stata bravissima oggi, eh? Mentre stiamo ammirando il castello visconteo di Vogogna, che tra l'altro nel 1998 è stato riaperto al pubblico, vi presento la prossima storia. Protagonista due gatti, Sabù e Lilli. Entrambe alle prese con altri gatti, dai quali hanno preso una sonora marcia e quindi hanno dovuto ricorrere un po' alle cure del veterinario. Quella di Sabù è una, diciamo che è una storia un po' particolare, che ci viene raccontata da Alessio, mentre le cure sono prestate dalla dottoressa Sara. Ciao a tutti, sono Alessio, questo è il mio gatto Sabù, un gatto di 6 anni. Ho dovuto portarlo qui alla clinica del dottor Cavalli perché ha avuto un diverbio con un altro gatto e purtroppo ha riportato un ascesso sulla testa. La storia di questo gatto è un po' particolare perché arriva da Borgomanero, è un gatto selvatico ed è stato abbandonato dalla madre perché quando le mamme hanno i piccoli li trasferiscono da un punto all'altro, purtroppo è stata inseguita da un cane e l'ha dovuto abbandonare. Il gatto aveva 10 giorni e mi è stato dato e l'ho cresciuto già dai primi biberon fino a svezzarlo e a portarlo al gatto che è adesso. Lilli è una gattina di 2 anni che stamattina ci è stata portata dai proprietari perché presenta una zoppia sul posteriore di destra. Vedete che fa fatica ad appoggiare questa gambetta. Come prima cosa andiamo a verificare che non ci siano delle lesioni sulla gamba, perché nei gatti un'affezione molto comune è l'ascesso, ovvero una raccolta di pus che
che è provocata dal morso di un altro gatto. Quindi per i gatti che escono spesso durante le lotte, abbiamo dei morsi che si possono localizzare principalmente sulla testa oppure sugli arti. Questi morsi si infettano e quindi poi possono dare dolore e anche febbre. Quindi se il nostro gatto zoppica oppure lo vediamo più spento del solito, con poco appetito, dobbiamo appunto verificare che non abbia da qualche parte una formazione ascessuale. Allora, nel caso di Lilly, che è molto brava, andiamo prima di tutto a verificare che non abbia la febbre, misurandogliela, perché spesso quando abbiamo la presenza di questi ascessi abbiamo anche un'ipertermia, cioè un aumento della temperatura corporea. Allora, Lilly presenta una leggera febbre. Adesso andiamo a fare un'ispezione della gamba, dove ha male, e possiamo notare, in corrispondenza dell'articolazione del tarso, che corrisponde alla nostra caviglia, una tumefazione, cioè una zona morbida e un gonfiore. Ecco, vedete che ha male quando vado a toccare dove ha la raccolta di pus. Adesso proviamo a tosare per vedere se vediamo l'entrata dei denti. Giriamola da questa parte. In questo caso possiamo fare questa operazione col gatto sveglio, perché Lilly è molto collaborativa, perché spesso, come stamattina nel caso di Sabu, il dolore ci obbliga a porre il gatto in sedazione, quindi in anestesia, per poter drenare l'ascesso. Quindi verosimilmente in questa zona lei è stata morsicata da un altro gatto qualche giorno fa, e l'instaurarsi di un'infezione le dà dolore e quindi zoppia. Nel caso di Lilly non è necessario drenare l'ascesso chirurgicamente, quindi effettueremo solo una terapia medica, ovvero la metteremo sotto terapia antibiotica e antinfiammatoria per una settimana, e già dal secondo o terzo giorno dopo l'inizio della terapia Lilly inizierà a riappoggiare l'arto. Nel prossimo servizio parleremo di alimentazione, e ancora una volta ci siamo rivolti al dottor veterinario Marco Zanò di Eureka Vet. Abbiamo già visto che l'alimentazione è uno dei fattori cruciali per il benessere degli animali, e spesso molti proprietari preferiscono per i loro cani, per i loro gatti, scegliere materie prime di altissima qualità, per cui andare dal macellaio, scegliere i tagli di carne migliori, cuocere i cereali, le patate, utilizzare l'olio d'oliva come piccola integrazione dell'alimento, e fornire al proprio animale un'alimentazione preparata con le loro mani, con tutte le cure e l'interesse. Alcuni magari sfruttano anche gli avanzi di casa, che spesso sono ottimi alimenti anche per i nostri animali. C'è però un piccolo rischio in questo, che il proprietario dà sì un'alimentazione di ottima qualità, ma scarsamente ben bilanciata. Per questo è cruciale l'intervento di un veterinario nutrizionista, che possa fornire al proprietario un corretto bilanciamento della razione, un apporto corretto di carne, di carboidrati e di altri elementi. Un altro fattore di rischio di questo tipo di alimentazione, che è sicuramente eccellente come qualità, è il rischio di non apportare sempre e per tutte le varie esigenze specifiche di ogni animale le vitamine e i minerali che sono fondamentali per un ottimale benessere dell'animale. Vi suggeriamo di rivolgervi sempre a un veterinario nutrizionista che vi possa dare degli utili consigli per poter dare le quantità corrette di ogni principio attivo fondamentale per il benessere del vostro animale. Il protagonista della prossima storia è Nacho, un cane che arriva addirittura dalla Germania alla clinica veterinaria Città di Domodossola per risolvere il suo problema, il mega esofago. Tanto una malattia rarissima negli animali, ma che comporta delle soluzioni difficili da attuare, addirittura una sedia particolare per lui. Ma per saperne di più vediamo le interviste con la sua padroncina e anche le soluzioni che sono state trovate in clinica. Lui è Nacho, è un Boston Terrier di 3 anni, e da quando aveva 1 anno che ci siamo accorti che c'era qualcosa che non andava,
In particolare, dopo mangiato, anche molte ore dopo mangiato, avevo questi episodi di rigurgito dove rigurgitava praticamente il cibo così come l'aveva ingerito. E c'è stato anche un episodio un giorno dove non riusciva neanche a camminare, come se si doveva sedere, riposarsi e poi riprendere a camminare. Era proprio strano. Avevamo pensato a qualche disturbo neurologico, quindi l'abbiamo portato subito dal veterinario. Il nostro Nacho soffre di una patologia piuttosto rara, che si chiama miastenia gravis. È una patologia che può riguardare tutti i muscoli del corpo, ma nel nostro caso, fortunatamente, è una miastenia gravis focale che riguarda solo l'esofago. Cosa succede? Praticamente tutto quello che il nostro Nacho mangia non riesce ad essere trasportato correttamente all'interno dello stomaco, perché l'esofago non riesce più a contrarsi perché ha una muscolatura che effettivamente non funziona. Quindi abbiamo dovuto aiutare la proprietaria spiegandole come far mangiare il cane, e nel suo caso il cane col megaesofago deve mangiare su un'apposita struttura che si chiama sedia di Bailey. Diciamo che non è, essendo una malattia abbastanza rara, non è facile trovarla in commercio, quindi mi sono messa su internet a cercare come costruirla, ci sono tanti tutorial. Bisogna praticamente prendere le misure del cane, come se sta in questa posizione qui. Bisogna prendere alcune delle misure del cane e poi con l'aiuto di mio padre e di un suo amico falegname abbiamo praticamente costruito i pezzi e l'abbiamo assemblata, e adesso lui mangia in questa sedia. Così facendo il cane riesce a mangiare in posizione verticale e il bolo alimentare riesce a raggiungere lo stomaco grazie appunto alla forza di gravità. Adesso posso dire che sembra che abbiamo trovato la quadra. Sono ormai 2 anni che lui vive con questa malattia. Sembra star bene perché corre, gioca, fa tutto. Non esiste una via di guarigione, ma appunto esiste solo una terapia farmacologica che consente al sistema immunitario di impedire che vengano prodotti questi anticorpi contro i recettori dell'acetilcolina. E oggi siamo qui perché vogliamo fare una visita di controllo, comunque un cane che deve essere controllato. Bisogna controllare tramite un test specifico che viene fatto poi negli Stati Uniti quanti anticorpi ancora l'animale sta producendo contro i recettori dell'acetilcolina. Cogliamo l'occasione di un attimo di pausa dall'intenso lavoro che hai qua in clinica, Federico, e tutto per una curiosità: come nasce questa passione che hai per la veterinaria e per gli animali? La mia passione nasce da ancora prima di iscrivermi alla facoltà di veterinaria. Io sono sempre stato appassionato di animali, ma non solamente di piccoli animali, ma anche di grossi animali, quindi bovini e cavalli. Ed è una passione che mi ha trasmesso mio papà. Com'è il rapporto con le persone? Voi fate il possibile per salvare la vita agli animali, ma nel caso contrario diventa anche difficile rapportarsi un po' con i padroncini, con gli amici che appunto portano gli animali da te, anche perché tutti vorrebbero per sempre il proprio animale. Stiamo appunto cercando di sensibilizzare il nostro personale su alcuni sistemi per dare queste brutte notizie, perché la metabolizzazione del lutto o della notizia infausta è qualcosa di veramente complicato. Sicuramente il nostro amico Quattro Zampe fa parte della famiglia, e per cui l'elaborazione del lutto interessa tutta la famiglia, e quindi è nostro compito anche di riuscire a trovare quei sistemi per trasmettere questo momento, che è un momento di fortissima emozione, fortissimo coinvolgimento emotivo da parte del proprietario, da parte della famiglia, ma da parte anche nostra, perché noi comunque non siamo dei robot che operiamo, ma abbiamo una certa sensibilità che ogni tanto ci porta anche noi a essere un po' coinvolti in questa situazione. Dicevamo prima, proprio in apertura, che cambiano un po' anche i tempi, cambia il modo di lavorare, diventa importante anche lavorare insieme, un lavoro d'equipe per voi. Certamente, prima il veterinario era una singola persona che faceva un po' di tutto, adesso si cerca di creare delle competenze e di condividere le competenze in modo di averne sempre di più, sempre migliori, per cercare di avere degli standard qualitativi nell'affrontare una patologia al massimo. Al termine di una giornata faticosa come sono le tue, stressata, piena di impegni, quali soddisfazioni provi dentro di te? La grossa soddisfazione ci arriva fondamentalmente dall'animale. L'animale è quello che ci trasmette la voglia ancora di sempre di migliorare. Per noi è una sfida, ma diventa una passione.
e a volte per noi è difficile discernere tra quella che è il lavoro e quella che è la passione. Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che questa nostra passione diventi uno spirito di squadra e che poi permetta di avere dei risultati sempre all'altezza della situazione. Bene, è stato un piacere ascoltare Federico Cavalli. L'abbiamo colto proprio in un attimo di tregua all'interno della sua clinica, perché qui davvero i ritmi sono sostenuti e gli impegni si susseguono una via l'altra. Credo sia stato molto interessante anche per scoprire quello che è il volto di Federico, le caratteristiche, ma soprattutto anche il lavoro che viene svolto all'interno della clinica Città di Domodossola. Per la rubrica Il Medico Risponde parleremo della neve. Certo, è bello e divertente vedere i nostri animali che corrono e si divertono sulla neve, ma purtroppo ci sono delle insidie. Ce le illustra la dottoressa Jessica. Ormai entrando nel vivo della stagione invernale e quindi della neve, e spesso ci chiedono: ma posso andare in montagna e sulla neve col mio cane? Beh, certo, non c'è nessuna controindicazione, ma bisogna prestare alcune attenzioni. In particolare, soprattutto i cani di media taglia non soffrono particolarmente il freddo e iniziano ad incuriosirsi, a voler giocare sulla neve. Si rotolano, hanno caldo e iniziano a mangiarla, anche per dissetarsi. Finché l'assaggiano, ci giocano, non succede nulla, ma se dovessero ingerirne una certa quantità, ovviamente questa fa male, perché nonostante già che loro sono caldi e la neve è fredda, parte una vera e propria congestione, raffreddano tutto l'apparato digerente e ne risentono in modo particolare. Oltre a questo problema, possono creare delle vere e proprie ustioni da freddo sotto le zampe, nello spazio interdigitale. Si gonfiano le zampe, si creano delle lesioni e diventano rosse. Come fare per evitare questo? Dobbiamo cercare di coprire le loro zampine. Come? Utilizzando delle normalissime scarpette per cane che vendono nei negozi per animali, e poi si possono utilizzare anche delle cremine antiustioni da mettere prima e dopo la passeggiata. Una volta rientrati a casa dalla passeggiata sulla neve, si devono ovviamente sciacquare le zampe, mettere questa cremina e asciugarli. Mi raccomando, asciugate sempre i vostri amici a quattro zampe. Perché? Perché possono raffreddarsi. Finché sono delle forme leggere non è un problema grave, ma si possono trasformare talvolta in delle vere e proprie polmoniti, e quindi è necessario intervenire e proteggere i nostri amici in tal senso, soprattutto i cagnolini di piccola taglia che soffrono in modo particolare il freddo rispetto a quelli un po' più grandi, che devono essere coperti utilizzando proprio dei giubbottini per il freddo. Mentre noi ci godiamo ancora questo sole che sta ormai tramontando a Bogoglia, siamo giunti anche al termine della nostra puntata. Vi ricordo che potete scriverci al numero che vedete in sovrappressione tramite WhatsApp, oppure, importante, mandateci le foto dei vostri amici a quattro zampe, però vi ricordo, orizzontali le foto, mi raccomando. Noi ci vediamo la prossima settimana, sempre alla stessa ora. Arrivederci.